E dà delle definizioni, soprattutto per quello che riguarda poi i settori di intervento culturale, che ancora una volta in Calabria non guardano, non tutelano il lavoro, non tutelano gli artisti, non tutelano le persone, ma bensì le strutture, cioè gli edifici. Dietro gli edifici può nascondere qualsiasi altra cosa, si parla ancora di teatro in quanto edificio, ma non come un luogo di aggregazione culturale dove si incontrano diverse anime artistiche per produrre dal materiale dell'immateriale qualcosa che probabilmente potrebbe far bene a questa terra, ma soprattutto offrire lavoro. Niente in questo testo parla di patti sociali, dei rapporti con i sindacati, con i sindacati di categoria, con le categorie dei lavoratori, niente. E ancora peggio, i testi che troviamo all'interno sono stati copiati e incollati da leggi che già esistono nella regione Calabria. Per approvare, cioè la convocazione era approvazione del testo unico. Sono quattro testi unici, modificativi dell'esistente, che vanno ad incidere in maniera forte ma non strutturata, ecco, rispetto al governo delle attività teatrali, ma anche, guardate, qua si parla di cultura e dell'attività culturale, si parla di cultura, ma guardate, non è meno grave quello che è contemplato dal testo unico per l'istruzione. E soprattutto, ecco, schiaffo che abbiamo ricevuto, che veniamo convocati, anche sono convocati 5 presidenti di provincia e l'assessore esordisce dicendo che non possono essere accolte osservazioni di natura politica, ma esclusivamente di natura tecnica, riducendo, guardate, con tutto il rispetto per i tecnici, ma politica altro che l'abbiamo visto e ne stiamo pagando anche le conseguenze, ecco, riducendo quindi la funzione politica a zero, quando si va a decidere su cose che riguardano la collettività e gli enti locali e le istituzioni sono portatori di interessi generali che devono essere ascoltati in un confronto paritario, paritario. Teatro, una struttura permanente che ospita rappresentazioni teatrali del proso, di altri generi di spettacolo e di informatisti per la risoluzione. Questo va detto in realtà. Cioè, questo è un articolo preso, forse lo calcolate, definizione, regola di un teatro, senza tenere conto che in un teatro poi ci sono competenze, c'è la voce, c'è professionalità, c'è dedizione, ma soprattutto ci sono donne e uomini. Noi abbiamo inteso come Sinistra Ecologia e Libertà aprire oggi un dibattito per lanciare un grido d'allarme. Noi siamo una forza politica assai attenta alla cultura e abbiamo voluto organizzare questa iniziativa in questo luogo non a caso. Dico questo perché questa, a mio avviso, è una vera e propria fabbrica. Il luogo dove ci troviamo. Lo dico anche diciamo, per parlare di un equivoco che molto spesso viene alimentato sulla stampa o nei luoghi comuni e che vuole la cultura solo come consumo e come effimero. Molto spesso si dimentica che la cultura vuol dire produzione, vuol dire lavoro. Allora, è per questo che io dicevo prima, questo teatro è come se fosse una fabbrica, perché a noi che fortunatamente è mancata l'industrializzazione, noi oggi, io credo, abbiamo o dovremmo avere l'opportunità in questa regione di produrre nuova forza lavoro attraverso la cultura. E allora noi abbiamo inteso raccogliere, diciamo, questo grido di dolore, mettiamola così, che veniva in particolare dal mondo del teatro e dal mondo della cultura nei confronti di questo ennesimo atto normativo calato dall'alto, che è questo tentativo di testo unico. Questo non riguarda soltanto i teatri, ma c'è un intero titolo, che è il titolo secondo dedicato alle biblioteche e agli archivi. E qui viene,
viene ciò che secondo me viene bene, nel senso, c'è una confusione totale fra il sistema bibliotecario regionale, anche in termini terminologici, tra il sistema bibliotecario regionale e i sistemi bibliotecari territoriali. Si parla di una funzione dei sistemi bibliotecari territoriali, che per esempio Cosenza non ha un sistema bibliotecario territoriale, ne esistono solo 5 in tutta la regione, 2 dei quali sono attualmente non funzionanti perché il personale di attenzione della regione Calabria non ha pensato di rinnovare il personale, quindi sono di fatto chiusi. E quindi questi sistemi bibliotecari che qui a Cosenza non esistono dovrebbero fare le funzioni di centro acquisti per le biblioteche. Ecco, questo è uno, diciamo, dei piccoli danni che ci sono. Quindi andranno avanti spediti in questa direzione. E si può portare solo in un modo. Gli emendamenti lasciano il tempo che trovano all'interno del Consiglio regionale, perché loro comunque combattono la maggioranza, perché nessuno è interessato a questo mondo e alle esigenze che non grida per se stesso ma per la nostra terra, questo mondo. Allora io penso che l'unico strumento che noi abbiamo per fermare un iter di questo tipo importante e fondamentale è quello di presentare da subito, investendo tutta la regione, sensibilizzando tutti i cittadini, una legge che si pone in contrapposizione a questa legge prima che sia di iniziativa popolare. Quella non possono fermarla, è un iter che va automaticamente in Consiglio regionale e blocca questa deriva di questa legge. Questo è quello che posso fare. Bastano 5.000 firme, ma io punterei ad accogliere molto di più. Quindi solo questo è lo strumento che ha in mano questo mondo, le forze politiche che vogliono in maniera trasversale, non ho preclusione alcuna nei confronti delle forze politiche che vogliono impegnarsi in questa direzione, però io penso che un'iniziativa di questo tipo possa frenare la deriva che l'assessore Carigiuri, che non è lui, ma è guidato in questa direzione, e va.